Ok, care le mie scimmie preferite, siamo tornati su Resident Evil. Ho la netta sensazione che siamo addirittura d'arrivo con questo bel giochino. Vediamo un po' di prenderci un'erbetta che Chris, poverino, arranca. Oh, da bravo. Allora, sono sicuro di aver mancato qualcosa in questa cazzo di sala audiovisivi. Adesso la controllo da cima a fondo perché non ho idea proprio. Allora c'è sta merda. Missione password. Non ho la cazzo di password. Niente. Zero indizi. Zero. Zero. Non ho la cazzo di password. Poi che c'è? Sta roba cos'è? Nulla. Nulla. Questo è lo schermo da utilizzare con un proiettore. Questo che. E questo cos'è? Videocassetta è stata posizionata. Sì. Rapporto ufficiale armi biologiche. MA39 Cerberus, ok, quindi i cani sono questi. FE03 Neptune. Questo l'abbiamo seccato. Vabbè, questi qua sono stronzi in una maniera. MA121 Hunter. T002 Tyrant. Non mi piace per niente la sua mano sinistra. E non mi piace per niente il fatto che non l'abbiamo ancora incontrato. Quindi sarà un qualche tipo di boss come minimo. Dipartimento ricerca armi bioorganiche. Staff di sviluppo. Scusi un secondo. Quello a destra. Ma è Wesker. No, ma Ditemi nei commenti se mi sto sbagliando, ma è Wesker lo stronzo di destra. Ma e quindi, cioè, la STARS esiste per distruggere le armi biologiche. Wescherino doppio giochista, eh? Deve pregare che non lo incontriamo di nuovo. No, scusa? Cos'è sta roba? Quello do. Questo 83417063. Cosa minchia vuol dire? Sì. Oddio, che ne so io. 8341. Minchia. 8341. No. Madonna, che cazzo mi serve quella roba? Aspettate però. Io sapevo che nelle cassette vecchie vecchie così. Cioè, le cassette, scusate, i proiettori vecchi vecchi così avevano un attacco per metterci tipo come cazzo si chiamano? Una specie, diciamo, di luce per far cambiare. Oh cazzo, ho un'idea, aspettate! Cristo, guardate se funziona! Se funziona! Qui! Sì! No! Oh! Fa! Cazzo! Lo sapevo! Cioè, No, scusa! Porca merda, io con il dito spastico! Sì! 8462, porca puttana! Minchia, ce l'abbiamo fatta! 8462. Oh! Si spiegano molte cose. Qui che c'è? Ho paura di capire, di sapere cosa sia quel. Aspettate. No, porca la merda. Apparecchio di editing per immagini. Sembra che possa essere utilizzato per visualizzare la videocassetta di Ken. Ah, ok, sì. La videocassetta di Kenneth. È una roba che abbiamo raccolto nel primo episodio.
Adesso vi lascerò qualche immagine per farvi ricordare. Tu non hai visto niente. È chiusa, Cristo, via! Chiusa. Via! Che c'è? Esamina, muoviti! Tuo compagno Kenneth. Sembra che abbia qualcosa in mano. Videocassetta di Kenneth. La cassetta che apparteneva a Kenneth. Ho bisogno di un videoregistratore per vedere cosa contiene. Sì, visualizza la videocassetta di Kenneth. Ok, l'utilità di questa roba sarebbe... No, ma non ho capito il senso. Me lo ricordo che il tipo se l'era mangiato. Vabbè, dammi questa cazzo di chiave. Ah, aspettate! Sulle porte c'era il simbolo dell'elettricità. Ecco. Ora abbiamo già due porte aperte. Bene, 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 bene. Cristo. Le cose che si muovono. Le cose che finalmente si smuovono. Spero di non aver mancato nulla per quanto riguarda la cassetta di Kenneth. Cioè, non ne capisco l'utilità, sinceramente, l'averla vista. Quante munizioni ho ancora? Per il fucile poche. Poche. Credevo di più. Vediamo di aprire quelle due porte. Spero che finisca al più presto questo gioco, non perché sia brutto, anzi mi sta piacendo anche tanto, ma perché voglio portarvi altro. Voglio portarvi altro. Allora, c'era questo... No, qui ci si poteva entrare, mi pare. Queste due porte qua. Fa vedere. Ah, un barabacci cicco co, c'è tua madre sul comò, quella... minchia, aspettate. C'è tua madre sul comò. Quella di sinistra è una stanza quasi sicuramente chiusa, quella di destra non lo so, quindi andiamo prima qui. Oddio, no, aspetta. Non è che sono scappato per la strizza, sono scappato per un altro motivo. Ecco, questo motivo. Uno slot in più nell'inventario. Andiamo qua adesso però. Madonna. Spero che non ci sia nulla di impegnativo da combattere qui. Cazzo è sto rumorino? Cioè, non ho mai sentito rumorini simili. Oddio, cos'è? Che cazzo è? No, scusami. Cazzo succede? Ah, c'era il condotto. Mi fai vedere che cazzo è che fa sti rumori? Troppi condotti qua. Cos'è? Ho paura. Che cazzo è? Fatti vedere, pezzo di merda. Dove cazzo c'è? Oh, chi è che... cos'è quello? Pezzo di merda. Fatti sparare. Ah! No! Vaffanculo. Aia. Quanta vita mi ha tolto? Minchia. Ah! Caga! Non muore mai! Oh! Vuoi vedere che è andato? Pezzo di merda! Oh, sei anche decomposto da solo. Ah, fanculo, un altro! Il disagio continua! Oh, evidentemente hanno un punto debole. Mi lasciate esaminare questo posto di merda? Strumenti di precisione usati negli interventi chirurgici. Ok. Tavolo operatorio ricoperto di sangue. Non sembra il sangue provocato da un'operazione. Effettivamente... Cazzo è? Oddio. Cosa? Sta cagando? Ah no, si è decomposto solo ora. Ah sì, ok. Ma qua non c'è un cazzo di utile? Cos'è quello? Oh! Ah!
Ok. Questo che è, quindi non si sa. Siamo tipo teletrasportati di qui a là? E là non ho nemmeno preso tutto? Allora guardate, torniamo un attimo là, perché mi inquietava troppo quei passettini del cazzo. Cos'è questo? C'è qualcosa qua? Amico? No. No, non c'è un cazzo qua. Boh, forse si sblocca dopo. Andiamo a prendere un altro condotto. Anzi, prima del condotto. Sta cazzo di porta. Bloccata dalla ruggine, non si muove. Ah beh, sì, quindi casomai ti fossi preso un cagone e avessi voluto scappare dai pezzi di merda insettiformi, non avresti potuto. Ok, siamo finiti dall'altra parte. Va bene. Oh, grande cartuccio del fucile! Dentro quelle merdine sarà più che utile il fucile. Questa zona non è ancora pulita? Cos'è che c'è ancora qua? Cos'è che c'è? Qui. No, non c'è un cazzo qua ancora. Boh, vabbè. Questa roba se si potesse alzare, minchia. Vabbè, finché ci sono i condotti non serve, non è impellente il bisogno. Qui nella cassettiera c'è qualcosa? No, non c'è un cazzo. Qui dove si va che ho paura? Ok. Ah, è un'altra sezione ancora di quella stanza lì? Oh! Beccato! Ok, va bene. Sì. Questo che è? Un'altra granata. Minchia, quante ne sto trovando. Sei granate, sei pugnali. Porca troia. Cioè, ci difendiamo da 12 attacchi, eh? Scusate. Oh, è questo? E dovrei avere ottenuto facendo così. Ok, un passaggio ottenuto. Questi che cazzo sono? Me lo fai. Me lo dici? Sacco per cadavere. La data incisa su. È indicata su di esso è piuttosto vecchia. Ah. Piena di antitossine. Sì, va bene. Va bene. Allora io di qui me ne vado. Siamo tutti felici e contenti. Mi sblocco la seconda serratura. Vado a prendere il terzo disco. E ci rivediamo qua davanti per andare nell'altra porta. Ok, sblocchiamo la serratura. Ok, ragazzi, vediamo di mettere via questi proiettili, prendere il dischetto, mettere via queste belle erbette e sti cazzi. Sarebbe carino poter scaricare il fucile e prendersi i colpi che ne sono rimasti, ma vabbè, vabbè. Ah, andiamo ad aprire l'altra porta. È qui. Ok, vediamo cosa c'è. Sono veramente curioso qua dietro, eh. Ok. Non promette. Oh, Gesù. Un po' di strade. Qui fa andare? Bloccata la ruggine anche qua. Ok, quindi cos'è che c'è? Andrei prima qui a vedere. Ok. Pannello di controllo dell'ascensore. Premo l'interruttore. Non ancora. Comunque non credo succeda qualcosa. Non lo voglio sapere ancora. Prima voglio controllare qua le stanze. Ok, qui fa andare. Oh, che bello! Oh sì, oh c'è tutto signori, c'è tutto. Allora, devo riorganizzarmi dato che c'è tutto questo bel ben di Dio. Allora, no, bisogna che ci riorganizziamo, facciamo così. Tu mi dai questo, Incribbon, c'è scritto. C'è un casino di inchiostro, eh. E meno male che avevo paura che finisse. Cristo, allora fai così. Sì, salva. No, non ancora, non ancora. Non ancora, ho sbagliato. Prima voglio mettere a posto la roba. Poi salviamo. Annullo. Sì, non salvare, aspetta.
Voglio che fai così. Metti via questi. Un attimo. Ti prendi questo. Sì. Lo metti via. Ti prendi questi. Sì. Che ci sto facendo la scorta ormai. Ho raccolto anche quelli che avevo lasciato in giro, già che c'ero, quindi sto facendo la fottuta scorta. Ok, ti riprendi le cartucce. Salvi. Sì. Usa il nastro inchiostratore da bravo. Salvataggio completato, ok. Va bene. Metti via l'inchiostro. Ok. E ci siamo. Qui non dovrebbe essere rimasto nulla. No, infatti. Quindi vediamo l'altra porta. Giusto per... Sì, ho ricaricato. Che cazzo? Ho sentito un rumorino che mi è piaciuto per niente. Cos'è? Ok, è quella roba in alto. Qui fa andare? Fa andare. Cos'è che c'è? Oh, quelle merde! Venite fuori! Pezzi di schifo. Fatevi vedere. Ah! Fanculo! Oh! Ancora vivo! Dai, alla carica! Muoviti, bastardo! È morto? È morto? No, è scappato. È scappato, non è morto. Pezzo di merda! Anche qua è ancora vivo? Ah! Credevo mi stessi attaccando. Dai! Esci fuori di nuovo. Esci di nuovo. Vinculo. Dai, dai. Fatti vedere ancora. Paf. Stavolta è morto. Ok. Mi sento già più sicuro. Quindi qua c'è una una porta. Qui che cazzo c'è? Pezzo di merda. Bene. È ancora vivo. Sono sicuro. È morto. Con un colpo. Grande. Ok. Un po' di proiettilini in meno, ma... Forse... Oh no, cioè... Cazzo. Credevo fossero finiti. Stavo per dire, mi sa che ne è valsa la pena, e mi sa di no. Ce n'è anche qua. Ciao, pezzo di merda. Muori? Moriresti, please? Dove cazzo è andato? Oh, che palle! Fatti vedere, crepa! Attaccami, sono gustoso! Cazzo è questo? Oddio! No, non prenderlo! Non prenderlo! La sala del generatore al momento non funziona. Ah, manca il carburante? Una capsula vuota. Vabbè, capsula vuota, prendila. Ok, forse ho già capito dove potrei doverlo tenere. No, cioè... Vabbè. Ah, fanculo! Pezzo di merda, 1-0 per lui. 5-0 per... 5-1 per me. È il quarto pezzo di merda che tiro giù così, eh. Non... Ah, ecco. Non dirmi che ti rialzi perché... Madonna. Quanti colpi è rimasto? 7. Ho sbagliato a contare allora, pensavo fossero rimasti 9. Chissà che cazzo di viaggi mentali mi sto facendo. Vabbè, la porta è la nostra unica opzione. A parte l'ascensore, ma non credo che funzioni quello. Oh, altri, basta! Mi avete cagato la minchia di farmi sprecare munizioni! Muori! Oh... Un'altra sezione. Sì.
Sì, che la trasmettiamo. Dammi. Oh, bene, bene, molto bene. Benissimo. Così possiamo aprire quella porta lì. Perfetto. Ok, andiamo. Però mi sono rotto di questi pezzi di merda. Lo so che dovrei evitarli, però sono così stronzi che mi viene difficile. Pezzo di stronzo anche tu. Anche lui è morto. Sono facili da abbattere. Io cado in tentazione. Ah! Lo sapevo, doveva succedere prima o poi. Ha fatto click. Ah, Gesù! Pezzo di merda. Oh, è morto? Dove cazzo è andato? Stronzo, torna qui. Dove cazzo è andato? Coglione! Dove sei? Fammi ricaricare. Oh, fanculo. Ce lo facciamo quando torniamo. Non riesco a resistere, sono troppo facili da abbattere. Oh, Gesù, ancora! Mi dici che ho mancato qualcosa lì. Ciao! Merdina. Qui che cazzo si fa? È enorme. Il laboratorio e il meccanismo. Questo che è? Non riceve elettricità. Ah, sì. Beh, vedi. Non si avvia, ha bisogno di carburante. Porca la madre. Fammi andare via da questo... Ho detto fammi andare via da questo posto di merda. Ah! Fanculo! Via! Vedete? Alla fine non sono neanche difficili da evitare, però rompono il cazzo! Ah, Gesù. Però mi dice che qui ho mancato robe. Tipo? Cioè, perché vedete, se vado nella mappa dove siamo... Quest'area me la segna rossa. Quindi ho mancato robe. Oh, eccolo! Ah, no, era questo. No, ma qui... Qui ho già fatto. Porca puttana, sì. Ma che cazzo... Non capisco. Via dai coglioni. Andiamo ad aprire quella porta. E vediamo di prendere il fottuto carburante a questo punto. Ok. Tirale. Vediamo cos'è che... Oh Gesù, non mi piace per niente. Ah, non mi piace mai un cazzo. Fateci l'abitudine se non l'avete già fatto. Ok, questa musichetta mi è familiare. Vedo già un qualcosa di chiuso. Questo che cazzo è? Non si capisce. Oh Gesù. Ma Fanda... Jill! Cazzo, Chris, non la trova... Non la vedevamo Jill. Da secoli. Wesker's the... I know. L'abbiamo scoperto che è un doppio giochista del cazzo, Wesker. I can't open it. Just wait, I'll be back. Ok. Cioè, no, scusa. Cosa vuol dire torno subito? Ah! Aspettate! Secondo me... Secondo me non è che dobbiamo trovare il carburante lì, perché io credevo che il punto dove abbiamo preso la capsula fosse semplicemente per prendere la capsula. Poi dovevamo trovare il carburante e metterlo in nell'ufficio del deficiente dove abbiamo trovato quella specie di oblò per farlo funzionare. Invece funziona in un altro modo, secondo me. Dobbiamo andare nell'ufficio del demente per riempirlo e tornare indietro per utilizzarlo. L'ufficio del demente era qui. Perché non saprei comunque come aprirla quella porta della cella. O se mi sto sbagliando mi sparo in bocca di nuovo. Questo stronzo non si è rialzato, vero? No. Sì. Sì. Vedete? Bene. Capsula per carburante. Il principale componente di questo carburante è un composto azotato. Una corsa potrebbe dare luogo a una micidiale esplosione. Cazzo. Quindi dobbiamo farcela tutta calmini, calmini, attenti all'analogico. Fino a...
Al punto dove usare il carburante, Cristo. Vabbè, allora sentite, taglio finché non arriviamo perché diventerò vecchio. Devo fare un cambio di programma all'attrezzatura. Al posto del fucile mi dai la Magnum e prendo i proiettili. E prendo, uso la Magnum perché... Anzi no, al posto della... No, sì, va bene. Uso la Magnum perché... Se, cioè, con quegli stronzi in giro, dato che non posso correre, mi serve tutta la potenza di fuoco possibile. Non posso... Cioè, questi continueranno ad attaccarmi. Ma è morto. Ok, sì. Spero che sparare non rientri nei possibili stress per il carburante, perché... Cioè, altrimenti... Allora, qua era pieno. Devo fare il giro verso di qua. Ok, uno è morto. Cagatemi poco il cazzo. Qui. Liberati di questa roba, per favore. No, è dall'altra. Sbagliato, è dall'altra. Cioè, quindi sparare rientrava? Ma potevate dirmelo che non si poteva sparare? Ok ragazzi, ci siamo. Ho ripreso il carburante. Allora, in realtà mi ero dimenticato dove si doveva posizionare la capsula e sono andato lungo. Sono finito fino all'ultimo di queste zone qua, ma in realtà bastava arrivare qui. È qua che si deve mettere, non all'ultimo. Allora, usalo. Come? Capsula per carburante. Ah sì, ok. Bisognava fare così. Oh, ora possiamo correre finalmente. E quindi? È stata fornita la sala del generatore. Vabbè, ci saranno cose che possiamo fare adesso. Aspettate, però no, però niente, andiamo. Torniamo di qua, che mi ricordo che c'erano robe che non si potevano fare. Sì, anche oggi è il naso chiuso, almeno una narice su due. C'erano robe che non si potevano fare. Ora no, qui ho guardato. Ciao pezzo di merda. Non perderò tempo con te stavolta. Guardate, mi avete frantumato i coglioni. Ciao. Qua nell'ultimo c'era qualcosa che si poteva fare. Ciao pezzi di merda. Oh Gesù. Qui. Non riceve elettricità. Sì. E la Madonna. Cazzo succede? Aiuto! Aspetta! È enorme. Ok. Andate a cagare. Ah! No! Non portarmi via con te! Non vado da nessuna parte, pezzo di merda! Aspettate. Devo usare l'ascensore. Levati dal cazzo, please. Non ho capito cos'è che stava cercando di fare quel demente. Comunque, come sto a vita? Oh, ancora verde. Ah, ciao. Non rompetemi i coglioni. Non ho voglia di sprecare proiettili. Ah, Gesù. Effettivamente ne avrei abbastanza di proiettili, però non voglio usarli per quegli stronzi. Allora, aspettate, prima di andare dall'ascensore c'era una cosa che voglio controllare, perché avevamo trovato Jill e vorrei aprire quella porta.
Spero che non arrivino sorpresine dall'ascensore. Ok, usalo. Dov'è che mi spedisce? Dove siamo andati? Oddio, non ne... Oh! Cartucce! Tante cartucce! Ah, minchia! Qui cos'è che c'è? Wesker, so you've come. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Però abbiamo una calibro 9 puntata in fronte. I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. Stars were umbrellas. No, rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place, and unfortunately, I had to give up my love for stars. You killed Enrico with your own dirty hands! You son of a bitch! Enrico? Yes. I'm a fair man. I'll destroy all of you stars along with this entire place. You. Time for show and tell. Get up. Ma Jill è ancora prigioniera. Cos'è quello? Cosa diavolo è quello? Ah, l'ho visto nello schema della cassetta. Quello è il Tyrant. Oh, cazzo. Scusate. The ultimate life form. Tyrant. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Scusate. Credevi seriamente che cioè sarebbe stato alle tue dipendenze così? Scusate, mi devo soffiare il naso. Come on, you test tube freak. Oh, Gesù. Ah! Cosa vuol dire fatti sotto bestia da laboratorio? Cioè, ma hai idea di questo, il culo che ci fa? E non spara, Chris non spara. Spero che no. Aia, sì, no, ma dammene di più. Minchia, non ho un curativo. Uno, affanculo. Tua madre puttana. Ah! Mancato. Ah! Ma io, cioè, scusami. Cosa? No, non ci credo che è già andato giù. Fammi esplorare. In che modo patetico di morire. Ha qualcosa in mano. Rapporto osservazioni. Registro osservazioni dell'esemplare campione. La scoperta del virus G è avvenuta 21 anni dopo la somministrazione del virus primogenitore. Il parassita prototipo proveniente da un laboratorio francese venne somministrato all'esemplare campione. L'esemplare campione accolse il parassita senza apparenti segni di rifiuto. La mancanza di reazioni rappresentava un mistero irrisolto, ma ora tutto mi è chiaro. Il parassita prototipo è rimasto in incubazione per 21 anni all'interno del corpo dell'esemplare campione.
Quindi il prototipo è improvvisamente passato dalla fase di incubazione a quella di mutazione. Evoluzione sarebbe una parola più appropriata per descrivere il fenomeno. Questa osservazione ha portato ulteriori progressi nella mia ricerca. Grazie a maggiori modifiche e controlli sono riuscito a derivare un metodo per la creazione del virus G, le cui prestazioni superano quelle del virus T. Si tratta di un fondamentale passo avanti che cambierà il futuro delle armi bioorganiche. Attendo con ansia di vedere la faccia di Alexia quando finalmente annuncerò gli esiti dei miei studi. Purtroppo però dovrà passare ancora qualche anno prima che le mie scoperte possano essere interamente verificate. William Birkin. Ricordatevi Virus G e William Birkin. Voi ricordatevelo perché saranno veramente importanti in Resident Evil 2. Ok, ma a me interessava. Non è che c'è un curativo qui? Ricaricare o ricaricato? Madonna, è rimasto 9 proiettili. Credevo di averne usati di meno. Salita d'emergenza. Sì. Che vuol dire? Ah, abbiamo liberato Jill come minimo. Ok, fammi vedere qua. Ma se ci fosse uno spray medico. Le creature nelle capsule è una delle cose più inquietanti che abbia mai visto. Numerose capsule, ognuno contenente una creatura raccapricciante. Ok, prendiamo questa roba a terra che secondo me sarà la nostra morte. Chiave del laboratorio? Sì. Cosa apre? Ah! Apre la cella di Jill come minimo. Andiamo. Jill, ho la chiave. Vieni. Ah, non mi dice questa chiave non serve più. La cosa è inquietante. Oh. Jill, sorry I made you wait. I knew you'd come. Let's get out of here. Ma non mi ha detto che la chiave non serve più. È questo che non mi va bene, ecco. Aspetta, ma qua si può tornare? Sì. Forse c'è qualcosa di interessante. Ah. Ok. È strano vederlo da una telecamera a circuito chiuso. Oh sì. Bene. Posso sparare alla telecamera? Signora telecamera, vadi a cagare. No, non sprecherò un proiettile. Madonna. Jill, se mi guidassi tu, che adesso non ho idea di cosa dobbiamo fare. No, seriamente. Qui su. Si è sbloccata la porta? Ah, ok, allora ho fatto bene. Sì. Ok, ho fatto bene. Anche se dato che ho 250.000 nastri inchiostratori avrei fatto meglio a salvare. Vedete. Munizioni, due kit. Prendo tutto, poi salviamo. Qui cos'è che c'è? Non c'è niente di insolito, aprilo. Ok, spara il medico. Ok. Qui. Oh, un'erba verde, solo un'erba verde. Ok. Allora, adesso fammi salvare.
Te che vuoi? Me la fai esaminare, Jill? No, però se sta qui. L'unica strada che abbiamo è la porta, però lei sta qui, non mi convince. Donna, devi venire ad aiutarmi. Capisco che comandi tu perché hai la fagiana, però un aiutino sarebbe anche gradito, sai? Sì, fammi salvare, guarda. Ok. Salvataggio completato, capito. Metti via, mi serve. Mi tengo sempre uno slot vuoto. Che poi qualche curativo credo che lo troverò anche nella boss fight o quello che è, perché il gioco siamo vicini alla fine. Cioè, se Wesker, che era il principale traditore, è morto e abbiamo liberato un boss del genere, che ci siamo andati troppo poco pesanti per tirarlo giù completamente, secondo me il gioco. Cazzo, Brad non ci sente, dobbiamo essere veloci. Ah, alla fine la donna è venuta ad aiutarmi. Bisogna far che. Vedete? Perché ho tenuto uno slot vuoto? Unità di fusibili? Sì. Qui. Anche se non capisco perché non l'hanno potuta mettere subito lì. I'll take care of them. What? Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Vedi, la donna non ci aiuterà alla fine. Cioè, sì e no, ecco. Basterebbe scappare da quelle merdine, però lei è rimasta a combattere. Come vuoi. La scelta è stata tua. Quindi Brad è il nostro pilota. Questo che cazzo è? È enorme. Razzo di segnalazione. Oh! Ok. Usalo. Jill? Sì, You okay? non proprio. Ah. Quindi è finito. Ma che carini. Questo è. Vabbè, però il gioco è finito. Giusto? Come diavolo si saltano i titoli di coda? Scusi, vadi avanti. Ok, ce l'ho fatta. Chris, you did a fine job. Ah. Mostri eliminati 90. Pensavo di più.
Colpi sparati 315. Ecco perché pensavo di più. Nastri anch'io strattorizzati 23 e ne avevo altri 16. Oggetti curativi usati 29. Pensavo a meno. Tempo di gioco 11 ore. Quasi 12. E oltre ad aver fatto quasi 12 ore, so che ci sono due trofei. Uno per aver completato il gioco in 5 ore e uno per averlo completato in 3. Non ci proverò nemmeno, ragazzi. Chris ha un nuovo costume. È dato la chiave del ripostiglio. Un nuovo costume ora disponibile. Puoi indossarlo nel camerino. O magari ve lo faccio vedere. Se riesco a non dover per forza... Salva la partita. Ok. Se riesco a non dover per forza andare in game per farvelo vedere, ve lo faccio vedere l'altro costumino. Sinceramente non so quale sarà la prossima serie. Avevo detto Hardline, ma ho dei problemi con Hardline. Quindi aspetterò ancora un po'. Ok, il menu di così è cambiato. Galleria, classifica, manuale, opzioni. Manuale? Eh? Ah. Galleria? Scusate. Tutti bloccati, bene. A parte questo. Tutti bloccati. Va bene. Beh, questo gioco è finito. Per la prossima serie ci pensano un po', ma sono molto 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 proiettato verso Sniper Elite V2 Remastered. Lo so, non ve ne avevo ancora parlato, ma è così. Faremo Sniper Elite V2 Remastered, signori. Prima di Sniper Elite V2 Remastered, aspettatevi una compilation di imprechi, spaventi, robe varie, come ho fatto in Far Cry 3, per chi si ricordasse anche di questo gioco. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video. Non so se farò prima la compilation di imprechi eccetera o caricherò un altro video di Warzone che ho. Di sicuro adesso carico di registro di seguito il primo episodio di Sniper Elite V2 Remastered, perché secondo me è davvero un bel gioco, anche se la Remastered l'hanno fatta col culo, il gioco rimane bello. Va bene, allora io vi saluto, signori, ci si vede.